Una bellissima Breme. Come bellissima? È bellissima, tutti i spessi sono belli. Guarda qua. Oggi faremo una cosa un po' particolare. Voglio andare sempre a Bass. Perciò canina da Extra Light. Vedete questa gomma qua? L'ho tagliata e viene fuori questa cosa qui. L'interno è cavo. Adesso vi faccio vedere due dritte. Lo facciamo entrare così. Questa tecnica la uso quando abbiamo i bass che sono estremamente inappetenti, cioè non vogliono mangiare in assoluto. Tempo, hanno già mangiato, sinceramente non è che mi interessi più di tanto. Quando sono inappetenti uso questa tecnica qua. Lo facciamo correre sempre all'interno. Voi direte, ma è sempre una tecnica come se fosse un verme di plastica? No, una differenza sostanziale, molto sostanziale, ragazzi. Perché? Adesso vi faccio vedere. Tonno. Siringa, tiriamo via ovviamente questo perché non ci interessa, aspiriamo il tonno. Vedete? Poi nella cavità del tubo andiamo a inserire il nostro tonno. Perfetto. Cosa succede? Che qualsiasi predatore, quando dà un morso a una preda, che il morso sia piccolo, sia forte, il liquido esce e il predatore si attacca ancora con più forza quando sente un liquido che esce. E noi gli abbiamo dato esattamente del tonno. Perciò si prende la siringa, si tira sull'olio il tonno, può andare bene anche qualsiasi altro gusto. Io uso questo perché poi semmai si possono applicare anche diversi forellini, però il discorso è questo. Ora andiamo a vedere se riusciamo a beccare qualcosa. Come ho detto, tirate sul tonno.
Ecco. Strano. Purtroppo sono solo piccoli, però ci danno subito, 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 Veloce, veloce. No, è andato via. E ci siamo, porco cane. Eccolo qui, il nostro bassettino preso col mio pirulino. Finalmente sono riuscito a beccarlo. È durissimo, ragazzi, con questo caldo. Sono troppo svogliati. Mio bass elastico. Andiamo a riempire di nuovo la nostra siringhetta piena di tonno. Dall'alto gliela mettiamo, vedete, ecco qua. Quando il pesce mangia viene fuori tutto il liquido e va giù di testa. Credevo che fosse più semplice, però, ragazzi, è già il secondo. Questo qua però è più piccolino, sta muovendo adesso. Porca paletta. Ricarichiamo. Sì, vi ricordo, ragazzi, che vi ricordo che nessuno sta prendendo nulla, perciò questo fa leggermente la differenza mentre peschiamo. Sta venendo su un gran temporale, scappo, perché i fulmini con la canna di carbonio non vanno bene. Pesce inappetente ai massimi, sono riuscito a tirare fuori 3-4 pezzi con questo sistema di siringare il gommino con all'interno l'olio di pesce. E ha funzionato, non erano grandissimi, comunque è una tecnica che riproverò sicuramente. Mi raccomando, lasciate un like, campanellina, iscrivetevi per sapere le nuove avventure di Full Timer Pesca. Ciao.